terza settimana consecutiva il Vangelo è ambientato in una vigna. Questa parabola può essere letta in due modi, una interpretazione storica e invece una interpretazione più attuale. L'unione di queste due letture ci permette di comprendere la parabola nel modo più autentico possibile. La lettura storica. La vigna è il popolo di Israele, popolo col quale Dio ha stabilito un'alleanza che durava per secoli. A questa alleanza spesso il popolo di Israele era disobbediente, si allontanava da Dio. E allora Dio mandava i suoi messaggeri, i profeti. Molte volte però questi profeti non sono stati ascoltati. Alla fine ha mandato suo figlio, Gesù, per ristabilire questa alleanza e riportare il popolo all'amicizia. Il popolo allora, guidato dai capi religiosi, ha eliminato Gesù, lo ha ucciso. Dio donerà la sua alleanza e la sua amicizia a un altro popolo e questo è l'inizio dell'era cristiana, dove l'alleanza con Dio è eterna e universale. La seconda lettura, attuale. Dio continua a desiderare da noi un'alleanza, una vicinanza, ma spesso anche noi, come quei vignaioli, non ci accorgiamo dei segni della sua presenza e lo cacciamo fuori dalla nostra vita. Addirittura arriviamo a cacciare fuori Gesù dal nostro cuore. Ma noi possiamo riscrivere questa storia. Possiamo cacciare Gesù fuori dalla nostra vita, oppure lo possiamo accogliere. Lo possiamo far diventare il senso della nostra vita. Buona settimana!